È ancora sotto shock Luisella Gambarelli, sorella della vittima, la donna che per prima ha sospettato che fosse accaduto qualcosa a Giorgio e ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Luisa si teneva sempre in contatto con il fratello, negli ultimi giorni l'aveva sentito tranquillo, senza preoccupazioni, anche se, secondo Luisa, aveva un conto in sospeso con un giovane nordafricano, a cui, sempre secondo quanto dichiarato dalla donna ai nostri microfoni, aveva prestato 4.000 euro poco tempo prima. Non aveva preoccupazioni, non l'ha visto preoccupato? No, c'era un problema. C'era un problema. E qual era? C'era un problema che lui aveva prestato soldi a un ragazzo che c'era morto il papà e la mamma e non aveva i soldi per fare il funerale. Una piccola via del centro storico, pochi residenti che spesso si conoscono anche solo di vista da molti anni. Giorgio Gambarelli, ex fisioterapista, viveva qui, in un appartamento al primo piano di una piccola palazzina, trasformatasi d'un tratto in teatro di un efferato omicidio. Ci siamo incrociati a mezzogiorno, 10:30, io uscivo e... Di venerdì? No, di sabato. Ah, di sabato. Siamo incrociati qui proprio all'uscita, qui dal cancello. Quindi sabato a mezzogiorno lei l'aveva visto? Sorridente, come al solito. Il facallo, diceva, sì. Io uscivo. Comunque, già un bel po' d'anni, capito? Ma ripeteva un rapporto molto bello, di vicinato, così. Io ero in casa, sulla camera che si affaccia sul cortile, no? E non mi ero accorto di nulla. Poi quando mia moglie è venuta da questa parte ha visto quello che c'era qui, pompieri, polizia, cioè, mi ha chiamato. Quindi lei l'aveva visto proprio poche ore prima? Sì, sì, proprio siamo incrociati, come io e lei adesso, io uscivo e lui entrava. Io sono in ferie, sono a casa, perciò io sono stato a casa tutta la settimana, perciò non ho sentito niente. Conosceva il signore? No. Di vista magari? Magari di vista, sì. Lo conoscevo, sì, perché era la macchina lì. Ma è stato un bruttissimo episodio, ci è rimasto? Esatto. È rimasto scioccato? Ancora adesso.